Ciao a tutti, qua mi si chiede, in ruolo di studentessa, perché fare un book trailer. Il primo motivo è quello del desiderio che hanno tutti di vedere dal vivo nascere le storie, le esperienze e le sensazioni provate leggendo un libro. Il secondo motivo potrebbe essere quello, appunto, di quando si finisce di leggere un libro, chi non è mai capitato di voler urlare al mondo cavoli, leggetemi questo libro, leggetelo perché vi cambierà la vita. Il terzo motivo è appunto a cui ho pensato è che quasi tutti desiderano, almeno per 180 secondi della propria vita, sentirsi un po' Spielberg. È un desiderio che magari non avete mai confessato a nessuno. Ma luoghi comuni a parte, qua dovrei parlare anche della mia esperienza personale. E in realtà, quando mi è stato chiesto di partecipare al book trailer, io la prima cosa a cui ho pensato per dir di sì è stata io lo faccio perché voglio divertirmi e a nient'altro. Non ho pensato a lezioni di vita, a morale, a morali nascoste o a messaggi subliminali. Alla fine mi sono buttata perché pensavo che fosse un'esperienza divertente in un certo senso, un po' per svagarmi dal tedio di tutti i giorni della scuola e anche un'occasione per stare insieme ai miei amici. Alla fine però, quando mi sono ritrovata dentro, quando le idee, le rifiniture, le modifiche iniziavano a sorgere e a straripare come dei fiumi in piena, mi sono accorta di aver sottovalutato quanto possa essere potente l'unione di tante menti e lì mi sono appunto resa conto dell'importanza che ha questa esperienza, che ha avuto. Mi ha fatto anche scoprire delle capacità che non credevo di avere e mi ha regalato davvero molto questa esperienza del book trailer. Pomeriggi dopo pomeriggi, infatti, questo book trailer, tutto il montaggio prendeva corpo e alla fine non saprei neanche dire come, ma abbiamo cliccato su quel fatidico salva con nome e abbiamo inviato tutto ed è successo. Non c'è stata una vittoria, comunque non abbiamo avuto risultati immediati, ma è stato proprio il divertimento di mettersi in gioco. Detto questo, credo che per fare il book trailer non serva essere dei secchioni patentati, ovvero chissà quale cultura letteraria, ma nemmeno essere degli smanettoni superdotati nerd del computer. Basta semplicemente avere un libro, un computer, una fotocamera e unire questi tre strumenti con la voglia di trasmettere le sensazioni che ci ha donato un libro e liberarlo, appunto il libro, dalle catene dell'indifferenza tramite le immagini, i video e soprattutto la nostra fantasia. Wow.